Oggi abbiamo realizzato una puntata di Alan in Love un po' speciale. Nel senso che io sono notoriamente un malato di mente, uno totalmente, cioè, totalmente. Secondo me Macio Capatonda a confronto non è niente. E quindi abbiamo realizzato un Alan in Love speciale in attesa che continui questa storia complessa, lunga, eccetera. L'abbiamo trasformato in un faccia a faccia. Oggi Santina sfida tutte le voci registrate nell'archivio dello Zoo di 105. Andiamo. Oggi abbiamo voluto realizzare un faccia a faccia del tutto singolare. Singolare. Mazzoli, in preda ai suoi 10 minuti giornalieri di follia, ha voluto chiamare la vecchiarda veronese facendola parlare con tutte le voci presenti in archivio. Sta per iniziare Alan in Love, speciale faccia a faccia. Pronto? Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta? Bene, grazie. Chi è? Ma scusi, chi è lei? Bene, signora, senta, io qua ho una scatoletta con un tappo azzurro, è fermato da un elastichino, dentro è pieno di... Cioccolata? No, metti giù. Cosa? Cioccolata? Palio, sono in palio la bellezza di 500.000 guguzze. Addirittura. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. E allora mi dica il suo nome. Chi è? Sono Roberto da Crema, signora, no, buonasera. Cambio? Come? Senta, dove abita lei? Due domande veloci, dove abita? Io abito a Marcellise, San Martino Monalbergo, Verona. Come? A Palermo? Verona, Marcellise. Sant'Angelo, disturbo un attimo, signora, io ho un prodotto unico, particolare, un prodotto che le fa vivere la vita. Quanti anni ha lei? Quanti? Ne ho 74. Sì, io la potrò sentire giovane, lei avrà le poppe al vento. Come? Pronto? Pronto? Di solito già dalla voce si capisce se si è portata per o no. Come Bergamo? Sono Rocco Siffredi. Come Freddi? Che cosa Freddi? Di dove sei? Io abito a Verona, a Marcellise, San Martino Buonalbergo. Sono Rocco Siffredi. Tu sei Rocco di Freddi? E sei una porcona, al lavoro ogni tanto o no? No, guarda. Aha. Io ho mio marito, si chiama Aldo Basso. Questo mi fa piacere. Sì. Come si è fatta? A tutti. Fare me. Uh-huh. A te non ti interessa. Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro? No, guardi, te lo sbatto io la faccia addosso al muro. Cattiva. E ti spacco la testa. Perché sei ignorante e non capisci un porco. Pronto? Pronto? Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Tu sei un altro ancora deficiente. Io sono un amico da tuo fratello. Io sono sposata con Aldo Basso. È rintracciabile? Non mi interessa, non è iniziabile e né niente, non mi interessa un cazzo. No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? Sì, gli ho detto quattro ostie. E adesso te li dico anche te se non vai fuori delle balle. Ci sentiamo allora. No, non ci sentiamo mai più, Agnaca. Ci sentiamo. Se crepi secco ancora adesso. Va bene. Va bene così. E adesso butto giù. Cambio? Yes, Hollywood. Cosa? Yes, Hollywood. Ma come parli? Inglese? Oh, no. Io non ho parlato con nessuno e non voglio parlare con nessuno, va bene così? Smettetela, perché sono stufa di sentirvi. Come? Sono stufa di sentirvi. Chi sei? Celentano? Cambio? Cristina. Sei Adriano Centano? Ah, ti ho sentito subito dalla voce. Sveglia, ti ho sentito subito dalla voce che sei tu. Perché? Perché la voce la sento la tua, di Adriano Centano. Ho telefonato Aldo, mi ha detto che ti saluta. Beh, allora vorrà dire che io vengo lì. No, tu non vieni qua. Beh, allora hai la moglie e stai aspettando un bambino. Fammi sentire, tu stai aspettando un bambino da tua moglie, Claudia Mori. Non sono all'altezza. E sono sposata a Verona. Non sono all'altezza. Al Pampe. Sai che ti dico? Sei superba, snob e viziata. E lo so. Ma quando ci saremo sposati penserò io a cambiare quel tuo caratterino presuntuoso. No, caro, io non cambierò mai perché io non ti sposo. Io sono sposata con Aldo Basso. Sì. Tu sei sposato? Sì. Con Claudia. È sì. Una bella donna perché sì. L'ho vista alla televisione. E tu perché non stai con lui? Perché io abito Verona e non abito Milano. Non mi interessa.
E a me non mi interessa te, perché tu sei la moglie di Claudia. La moglie. Mori. Sei la moglie, perché mi chiami? Senti, bambino. Tu sei anche simpatico, ma io c'ho il marito, lo sai, amore mio. E perché quando sei venuto a Verona e hai cantato all'arena e non mi hai portato qua, Aldo Basso? Arrivederla. Arrivederci. Cambio. Pronto? Pronto? Buonasera. Un altro ancora, chi sei? Antonio. E allora che cosa devo fare con te, Antonio? Salve. Io sono... Aspetta, salve, sì. Guardi che io sono sposato. Ma chi se ne frega? Voi avete un cavallo? Io ho la scimmia e non il cavallo. L'avete mai visto un cavallo? No, non ho mai visto cavalli. Oh. Chi c'è solitamente sopra il cavallo? Va un uomo oppure anche una donna. Chi è Costantino? Costantino è uno che faceva la televisione con Maria Filippi. Bravo! Mi ricordo. Costantino! Sì, faceva lì con le ragazze e ce n'aveva parecchie. Sì! Adesso non so se ci va ancora, ma non penso, perché... fa, dunque non mi ricordo, adesso Maria De Filippi di solito va lì dalle 3 alle 4. No! E fanno. Allo? Allo? Come allo? Giù il telefono? No! Vuoi sapere cos'è successo dopo? Sì! Rimani sintonizzato sullo Zoo di 105. Nel blocco precedente abbiamo fatto dialogare la putrida con le voci di Luca Giuraro, Roberto il Baffo, Lino Banfi, Carlo Verdone e Adriano Celentano. E ovviamente, per una donna che ha iniziato a essere riconosciuta per strada peggio di Barbara D'Urso, è normale ricevere chiamate da VIP di questo calibro. Ed è anche normale, secondo lei, porconare agli stessi come fossero scaricatori di porto. E allora, per risolvere il problema di queste assillanti chiamate, si aggiunge Base Terra, che le dà la formula per cessare le continue chiamate. Colpa mia, lo so. Qui Base Terra! Ciao Alfio. Salve signora, ho visto che sul suo telefono c'è un traffico strano. Ma di porco cane, giusto del porco cane ancora. Che è successo, no, signora? Mi sento a telefonare qua. Chi, con signora? Uno dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Sardegna. Dopo c'è un fratello. Signora, che si signora, mi ascolti bene. Questa persona che gli sta facendo gli scherzi. Si fida, Io so chi è. Sì. Allora sa chi è. Adesso ci penso io a sistemarlo questo. Fa il furbo, Sono io. Mi pare anche me. Senti Alfio. No, ma signora, mi ascolti attentamente. Allora, la prossima volta che riceve una chiamata. Sei butto giù. No. No. Perché? No, lei deve intimidirlo. Sì, intimidirlo, sì. Allora, questa persona si chiama Angelo De Robertis. Ma no! Angelo De Roberti è solo ancora. Allora, lei per fermarlo deve dire Gruppo Finelco di merda. Aspetti, allora me lo scrivo un attimo. Probabilmente questo qua adesso la chiamerà di nuovo. Ancora? Sì, ma adesso dirà: sono Angelo. Lei le dica: so tutto. So tutto. Gruppo Finelco di merda. Gruppo di merda. Gruppo Finelco. Gruppo di Finengo di merda. No, gruppo Finelco merda. Sì, gruppo Finengo. Ma non Finelco. Finelco. Sì, Finelco. Finelco. Finelgo. No, co. Sì, col go. No, senza il go, il co, con la C. Go. No, co, con la C. Go, con la G, sì, con la G. No, la C, la C. La C. Finel. Eccolo signora, sta chiamando. Cosa ne sa lui? Mi raccomando, Sono sempre io. Pronto, sono Angelo. C'è un gruppo di Finengo. Di merda. C'è Angelo di Roberto Fenunco. Confusione. Ascolta me. Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi, che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie? Sì, perché non lo voglio sentire, perché io sono sposata. Ha chiamato. Ma perché... scusa, ma chi è? Ma tu chi non sei sposato? Pronto, sono Angelo. Sì, lo so che sei Angelo. Adesso io non ho capito perché era incazzato. Gruppo Finengo di merda.
Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio. Allora non mi interessa. Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Senti un po', io non posso parlare con voi perché io sono sposata con Aldo Bassi. E se parlo, si arrabbia mio marito. Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato. E che mi interessa? Chi l'ha riferito? Mio marito? Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione. Ma scusa, ma io non mi interessa di voi. Io ho da fare, non ho tempo da ascoltarvi. Lui guarda, lui mi ha detto. Siete un gruppo di Fenenco. Non potevi aspettare, no, è una roba che vabbè, comunque adesso io. E ora che la smetti? Non ha sentito, gliel'hanno riferito. Ma chi ha ferito? Cosa hanno ferito? Che cosa? Allora, ho sentito la telefonata del mio editore che mi dice che qualcuno ha fatto una roba del genere in un momento serio del programma. Del programma? Che programma? Io non ho fatto programmi. Che cazzo avete fatto? Guardi, tu sei un gruppo di Fenenco e di merda. Non mi interessa di voi.